diagnosticava la nascita, che purtroppo si concludeva nel corso di pochi mesi con un esito infausto. È una malattia che si definiva di Kugel-Bergel-Landau, che invece esordiva nel corso dell'età evolutiva con una insufficienza motoria e poi anche respiratoria spostata fino all'età giovanile e adulta. Questi due quadri clinici, queste due malattie oggi sappiamo che vengono incluse nell'ambito dell'atrofia muscolare spinale. Una malattia che per tanti decenni è stata descritta sul piano dei sintomi e che invece nel tempo, nel corso degli ultimi anni, è stata sempre più precisata, connotata, caratterizzata prima dal punto di vista diagnostico e oggi anche dal punto di vista terapeutico. È diventata un po' un paradigma di quelle malattie per cui le nuove terapie riescono a modificare la storia naturale della malattia. Terapie che modificano il decorso e sono in grado di cambiare il destino evolutivo, la prognosi funzionale di chi ne è affetto. È un grande progresso della medicina, della ricerca biomedica che ha tanti connotati anche di natura etica, perché si tratta di contribuire in modo rilevante non solo alla variazione della qualità della vita e della salute di un bambino, ma anche di tutta la sua famiglia. Quindi siamo di fronte a una patologia per cui no, oggi noi possiamo dare delle risposte che fino a qualche tempo fa erano assolutamente impensabili. Malattie un tempo considerate rare, molto rare, che invece hanno una frequenza sicuramente maggiore di quella ritenuta un tempo. L'asma, come risulta dai recenti lavori, ha una incidenza, una prevalenza alla nascita che ormai si calcola intorno a uno ogni 6.000 nati. È considerato che si tratta di una malattia autosomica recessiva, la frequenza dei portatori è stimata intorno a 1 ogni 50 soggetti. Quindi siamo di fronte a malattie rare, ma che hanno un impatto dal punto di vista non solo clinico, ma anche sociale. Di tutto questo, ma di molto altro ancora, parleremo oggi con alcuni clinici e ricercatori che hanno l'obiettivo, quella che è la logica dei mercoledì SIP, di fare un update, un aggiornamento puntuale su un argomento in un contesto multidisciplinare, mettendo insieme a confronto pediatri con esperienze professionali, con competenze diverse, in modo da poter avere un quadro globale di quella che è, in questo caso, una patologia classicamente invalidante, come era l'atrofia muscolare spinale e come oggi lo è, per fortuna, sempre meno. Io direi di iniziare i lavori e sentiremo ora la dottoressa Marina Pedemonte, che lavora all'ospedale Giannina Gaslini di Genova, nella Unità operativa di neurologia pediatrica e malattie muscolari, che ci parlerà proprio appunto della diagnosi precoce e dello screening, che è un obiettivo che dobbiamo cercare di avvicinare in tutte le regioni nei tempi più brevi possibili. Prego, dottoressa Pedemonte. Buonasera a tutti, la ringrazio professor Corsello e un attimo che. Allora, ringrazio il professor Corsello, dicevo, per questo invito per fare il punto su una diagnosi precoce nell'asma. La dottoressa Bruno è stata molto efficace nel introdurre questo argomento, introdurre quelli che sono i no nuovi fenotipi e lo scenario che sta cambiando di questa patologia. Uno scenario che veramente negli ultimi anni è stato molto entusiasmante, soprattutto per le famiglie di questi bambini, ma anche
per noi che da anni lavoriamo, e non vi nascondo, con anche un certo coinvolgimento emotivo nel trattare questi bambini che hanno veramente dei quadri molto molto gravi, come avete potuto vedere. Questa diapositiva sintetizza quello che la dottoressa Bruno ha già detto. Siamo di fronte a nuovi fenotipi clinici, siamo di fronte a uno scenario che sta cambiando, che ci prospetta anche diciamo delle nuove problematiche, ma sicuramente ci prospetta una possibilità di intervenire, la possibilità che fino a qualche anno fa non avevamo. Vedete sulla sinistra una bimba, come ha presentato la dottoressa Bruno, con diciamo tutti i supporti che fino ad allora era possibile dare, e invece sulla destra una bimba affetta da SMA1 che ha acquisito delle autonomie motorie, ma che sicuramente necessita ancora del nostro intervento per poter diciamo acquisire un'autonomia nella quotidianità. Quindi non mi ripeto su quello che già la dottoressa Bruno ha introdotto. Vorrei sottolineare però che questa patologia era la prima, dico era perché adesso le cose appunto stanno cambiando, ma era la prima causa genetica di decesso in età infantile, e la sua incidenza, che pensavamo fosse intorno a 1 su 10.000, 12.000 a seconda delle regioni, adesso stiamo vedendo che in realtà è molto più frequente e si attesta sui 6-7.000 a seconda della regione. La dottoressa Bruno ha già detto che la causa appunto risiede nella mutazione della proteina prodotta dal gene SMN, che in realtà è una proteina ubiquitaria, quindi determina il decesso, l'apoptosi dei motoneuroni, essendo ubiquitaria adesso ci sta determinando delle nuove problematiche, come ad esempio delle problematiche stiamo imparando a conoscere anche delle problematiche di tipo cardiologico, delle problematiche legate anche al sistema parasimpatico. Insomma, è un mondo ancora tutto da conoscere. E la mutazione del gene SMN1, come abbiamo già detto, è in qualche modo supportata da quello che è il nostro lottino di scorta che tutti noi possediamo, cioè l'SMN2, ed è appunto la quantità di espressione della produzione della proteina prodotta da SMN2 che fa sì che il quadro fino ad ora fosse variegato, con delle differenti gravità di patologia dal tipo 1 al tipo all'espressione più adulta, come a seconda della quantità di questa proteina prodotta dalla nostra ruota di scorta. Vi invito a leggere questo articolo del professor Dubovitz, che è un pioniere in questo campo, che ci ha insegnato per anni a conoscere questo tipo di patologia, e che appunto fa un excursus su quello che è la storia di questa patologia e specifica bene quelle che sono le caratteristiche cliniche di questa patologia. Perché mi soffermo su questo? Perché più avanti parleremo dello screening, ma purtroppo attualmente questo non è ancora diciamo diffuso su tutta la nostra nazione, e quindi è ancora importante conoscere quali sono i sintomi, i segni di questa patologia, di esordio di questa patologia, per tempestivamente poterla identificare laddove lo screening non sia ancora a disposizione. Quindi vedete qui i vari tipi di SMA classificati a seconda del loro esordio e delle
capacità che questi bambini possono acquisire, che il pediatra deve conoscere ed identificare precocemente. Una diagnosi, abbiamo detto, non può essere ritardata, non può più essere ritardata, e quindi bisogna identificare precocemente i segni e i sintomi che determinano questa patologia. Le varie manifestazioni, abbiamo già detto, come possono essere più lievi o meno lievi a seconda di modificatori positivi e negativi, e sicuramente l'espressione dell'SMN2 fa la parte del leone in questo. Abbiamo detto diversi tipi, sopravvivenza differente a seconda dell'espressione fenotipica. Sicuramente tipo 1 e tipo 2 sono quelli che avevano una prognosi di vita molto più scadente. Abbiamo già detto che la SMA di tipo 1 entro i primi 2 anni di vita non poteva sopravvivere se non con tutti i supporti palliativi che conosciamo, come la ventilazione non invasiva, la nutrizione enterale. Volevo soffermarmi ancora un attimo su quello che è la storia di questa patologia. Abbiamo detto che alla fine del 1800 è stata descritta il primo bambino affetto da questa patologia, e come vedete ci è voluto quasi un secolo perché la causa di questa patologia fosse identificata, e questo è avvenuto intorno ai 95. Questo è, mi permetto di fare un inciso personale, è una cosa che mi tocca personalmente, perché proprio in quell'epoca io ho cominciato a frequentare la corsia di pediatria di questo istituto, e il primo ricordo che ho di questo tipo di patologia è proprio una bambina affetta di SMA1 che in pochi giorni, a causa di un episodio intercorrente delle prime vie aeree, purtroppo è venuta a mancare. Ecco, quindi da allora, insieme ai miei maestri e a tutto il gruppo di patologie neuromuscolare, ci siamo occupati di questi bambini e abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare a questa rivoluzione proprio in modo attivo, cioè attraverso le sperimentazioni che hanno condotto finalmente nel 2016 ad avere la prima possibilità terapeutica. Sicuramente non dobbiamo però dimenticarci quelli che sono i standard di cura, che attualmente vengono, dovranno essere modificati per seguire quelle che sono i nuovi fenotipi a cui stiamo andando incontro. Sono bambini che, pur migliorando la loro sopravvivenza, necessitano ancora di un supporto di tipo multidisciplinare, che coinvolga l'ortopedico, il fisiatra, anche lo psicologo, che è sicuramente una parte importante per questi nuclei familiari. La pipeline che attualmente abbiamo a disposizione è questa. Vedete come 3 farmaci adesso sono a disposizione di questi bambini, di questi nuclei familiari, ma mi piace sottolineare come ancora molte molecole siano allo studio per poter migliorare il quadro clinico di questi bambini, che necessita sicuramente ancora di un supporto. E quindi, accanto a molecole come il Nusinersen e il Risdiplan, che vanno a modificare lo splicing del gene SMN2 facendo produrre più proteina alla nostra ruota di scorta, abbiamo la terapia genica, ma
si stanno sviluppando anche delle piccole molecole che possono, e degli anticorpi che possano produrre, che possano migliorare quella che è la forza a livello muscolare e quindi il quadro clinico di questi bambini. Non voglio parlare degli algoritmi perché immagino che chi viene dopo di me parlerà di quello che è, sono gli algoritmi che abbiamo a disposizione per poter scegliere insieme alla famiglia quello che è la scelta terapeutica migliore, ma come vedete diciamo la partenza è sempre quella di valutare che tipo di bambino abbiamo davanti, cioè se ipotizziamo che questo bambino evolverà verso una forma severa se non trattato o una forma più lieve, e questo possiamo in massima parte indicarlo appunto con le copie di SMN2. Quindi nel momento della diagnosi non solo è importante, ma ormai tutti i laboratori lo sviluppano, non solo è importante determinare la mutazione del gene SMN1, ma individuare quante copie di SMN2 ha quel bambino, proprio anche per la scelta terapeutica e per ipotizzare il quadro clinico che questo bambino potrebbe sviluppare. Ma veniamo al punto cruciale della mia presentazione, cioè perché bisogna fare una diagnosi precoce? Sicuramente per dare un nome, un cognome al quadro clinico che ci troviamo davanti, ma in questa patologia che appunto ha subito questa rivoluzione enorme del suo scenario, la finestra terapeutica è fondamentale. Vi sono tanti lavori in letteratura che dimostrano come prima trattiamo questi bambini, migliore sarà la traiettoria della prognosi di questi bambini. Ossia, se riusciamo a trattare il bambino prima che sviluppi dei sintomi di malattia importante, il quadro clinico si avvicinerà il più possibile allo sviluppo neurologico normale del bambino. E quindi il nostro obiettivo è quello di una diagnosi precoce, ma come possiamo ottenerla? Questo perché appunto ci permette di avviare degli interventi terapeutici in modo precoce, ma anche tutti, diciamo, gli standard di cura e la consulenza genetica per la pianificazione di future gravidanze e l'eventuale introduzione in trial terapeutici e di storia naturale, che sono appunto fondamentali per conoscere i nuovi fenotipi di cui ci troviamo davanti. La dottoressa Bruno ha accennato al gruppo nazionale in cui ci ritroviamo tutti quanti riuniti per studiare i quadri clinici che questi bambini cominciano a presentare. Il ritardo nella diagnosi quindi è ancora un problema reale e che va in tutti i modi ridotto se non azzerato. E quali sono gli strumenti che abbiamo per poter anticipare la diagnosi di SMA? Sicuramente lo screening neonatale è il gold standard, ma attualmente non è ancora diffuso in tutte le regioni e quindi è fondamentale lo screening della popolazione a rischio, con il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, che in questo senso diventa una figura fondamentale
non solo in questo senso, ma diciamo che nella SMA che in cui corriamo contro il tempo nel cercare di preservare il più possibile i motoneuroni di questi bambini, i bilanci di salute con l'individuazione precoce anche del minimo segno di sospetto diventa fondamentale. Sicuramente vi sono già dei progetti a livello nazionale che diciamo stimolano i pediatri in questo senso, ma per far questo bisogna conoscere in modo preciso quelli che sono i campanelli d'allarme, le cosiddette red flags, cioè quello che deve far sospettare al pediatra una possibile patologia ed inviare così precocemente, in modo molto anche diciamo in modo molto indirizzato, il bambino ad un centro di riferimento per gli approfondimenti del caso. E qui sono appunto segnate le cose che bisogna sicuramente attenzionare. Un ritardo dello sviluppo sicuramente è un campanello d'allarme che ogni pediatra a seguito del quale ogni pediatra sicuramente invia presso un centro di riferimento, ma vorrei sottolineare come anche la perdita di un'acquisizione già appunto raggiunta può essere un campanello d'allarme. E poi l'ipotonia muscolare associata all'ipoareflessia sicuramente è un campanello molto importante che deve essere preso in considerazione. Differenti fenotipi, quindi vorrei sottolinearvi quali sono i campanelli di allarme per ogni fascia d'età, cioè un neonato ipotonico con un'ipoareflessia, con una scarsa movimentazione, deve subito essere inviato a un centro diagnostico. Quindi prima che si instaurino quei segni e quei sintomi eclatanti, come abbiamo visto nel bimbo di 4 mesi della dottoressa Bruno. Così come nei bambini un po' più grandicelli, una ipoareflessia associata a un ritardo delle acquisizioni e dei tremori fin di stadi. Questi bambini caratteristicamente hanno dei piccoli tremolii soprattutto delle dita delle mani che va attenzionato, e quindi prima bisogna indirizzare alla diagnosi questi bambini prima che possano comparire i segni di patologia eclatante. Anche nella tipo 3, come il bimbo che abbiamo visto nel video della dottoressa Bruno, il sospetto di atrofia muscolare spinale deve insorgere sempre. Di fronte a un'ipostenia muscolare associata a ipoareflessia, è mandatorio una diagnosi differenziale in questo senso, proprio perché in questo momento abbiamo la possibilità terapeutica per questi bambini. Quindi dobbiamo cambiare il trattamento, lo scenario di questi bambini, proprio per poter ottenere una sempre migliore prognosi, ossia una traiettoria terapeutica migliore che si avvicini sempre di più a quello che è il quadro di sviluppo normale. Quindi dobbiamo passare a una diagnosi da un quadro conclamato ad una diagnosi in fase presintomatica. E in questo senso lo screening neonatale è sicuramente il gold standard che dobbiamo
far sì che a livello nazionale venga diffuso il più possibile. Lo screening neonatale sappiamo che deve essere accessibile, disponibile e affrontabile, quindi attraverso una sola goccia di sangue prelevata dal tallone di questi neonati abbiamo imparato già da diversi decenni che possono essere individuate alcune malattie che rispondono a determinati criteri, e adesso la SMA è una malattia che può rispondere a questi criteri. Questi criteri che sono sicuramente di una frequenza nella popolazione, diciamo, rilevante. Abbiamo un test che possa essere accettabile e affrontabile dal punto di vista dei costi, e soprattutto abbiamo una terapia da poter offrire a questi bambini. E lo screening ha preso, diciamo, campo inizialmente negli Stati Uniti, dove ormai quasi tutti i paesi degli Stati Uniti d'America sono diciamo coinvolti in questo tipo di screening di popolazione, e quindi quasi il 98% dei neonati negli Stati Uniti vengono sottoposti a questo tipo di screening. Ma anche in Italia diciamo che alcune regioni cominciano a svolgere questo tipo di attività. Le prime regioni coinvolte in questo tipo di attività sono state il Lazio e la Toscana, che hanno, attraverso un progetto pilota, hanno appunto aperto questa strada, e attualmente in queste regioni lo screening viene attuato in modo regolare. Anche la regione Puglia, attraverso una delibera regionale, sta attuando lo screening neonatale, che prevede appunto che tutti i neonati, previo il consenso informato dei genitori, vengano sottoposti al prelievo di una goccia di sangue dal tallone tra la 48esima e la 72esima ora di vita. Tutti conosciamo il significato di screening allargato. Molte regioni ormai effettuano lo screening per diverse patologie metaboliche. Ecco, la SMA adesso si deve accompagnare a queste patologie in questa, diciamo, flowchart di diagnostica per individuare precocemente questi bambini. In Liguria, dallo scorso anno, abbiamo avviato un progetto pilota di screening. Attualmente tutti i punti nascita sono coinvolti. È stato un lavoro abbastanza difficile, perché abbiamo dovuto, come vedete, la regione Liguria, anche se non è una delle regioni con una grande natalità, però dispone, per conformazione geografica, di diversi punti nascita, che quindi sono stati tutti contattati, sono stati coinvolti nel processo decisionale e nella stesura anche del consenso informato rivolto a questi nuclei familiari, e questo ha permesso di diciamo stabilire un percorso virtuoso per l'identificazione precoce dei pazienti e l'inizio del trattamento in fase presintomatica e la presa in carico da parte del centro di riferimento. A questo proposito vi voglio così raccontare quella che è stata la prima bambina sottoposta a trattamento a seguito di individuazione con lo screening neonatale. Era appunto circa un anno fa, questa bimba nasceva l'11 di novembre, e attraverso circa 12 giorni lavorativi
se riuscite ad arrivare precocemente ad una diagnosi di SMA. Come vedete, dopo la prima segnalazione c'è stata una riunione del team clinico con l'incontro con la famiglia e la raccolta del secondo cartoncino per la conferma diagnostica e a seguito della refertazione la comunicazione della diagnosi. In quel contesto è stato anche eseguito il prelievo per il dosaggio degli anticorpi anti-adenovirus, per vedere se la bambina potesse essere sottoposta a una terapia genica. Come sapete, e come penso vi spiegherà più tardi la dottoressa Leonardi, la terapia genica si avvale di un veicolo attraverso l'adenovirus. Ovviamente, se i bambini hanno già contratto questo tipo di infezione, non possono giovarsi di questo tipo di intervento. A seguito di questa comunicazione di diagnosi è stato effettuato un colloquio della famiglia con il supporto di uno psicologo e da questo colloquio è stata maturata la scelta di sottoporre la bambina a terapia genica, per cui è stato avviato l'iter di ordine del farmaco attraverso la modulistica AIFA e in 4 giorni lavorativi è stato possibile il ricovero presso l'unità di patologia neonatale per la infusione della terapia. E quindi vedete come lo screening neonatale richieda quindi anche un lavoro multidisciplinare molto importante di supporto alla famiglia. A seguito dell'infusione, la bambina è stata dimessa e abbiamo, diciamo, osservata in modo molto stretto per i primi 3 mesi, in modo da valutare quello che era la sua evoluzione e il suo benessere, perché comunque diciamo che questo tipo di terapia può comportare anche delle problematiche non indifferenti che vanno seguite, nel tempo. Vorrei sottolinearvi come la nascita, la bambina era una bambina assolutamente normale, con un APGAR di 9-10, nessun problema veniva segnalata. Vorrei sottolineare come è necessaria anche la rapidità dell'esecuzione del test per gli anticorpi antiadenovirus per poter procedere a una terapia di tipo igienico e come è necessario il lavoro multidisciplinare per far sì che i tempi siano i più rapidi possibili e la possibilità di azzerare quello che è il tempo diagnostico sia fattibile. Mi piace concludere con queste fotografie che sono appunto della bambina in questione. Come vedete, il suo sviluppo, attualmente la bambina circa, queste fotografie corrispondono a quando aveva circa 10 mesi, sono del mese scorso, e il suo sviluppo psicomotorio si avvicina molto a quello di una bimba normale che ha imparato a gattonare. Riesce a stare seduta con sostegno e con sostegno comincia ad compiere i suoi primi passi e speriamo che questi passi possano essere accompagnati da un futuro sempre più sereno. Vi ringrazio. Bene, ringraziamo molto la dottoressa Piedemonte che ci ha illustrato in dettaglio e con molta chiarezza e completezza il ruolo dei centri di riferimento nella gestione di questo percorso clinico che deve essere sempre più precoce e tempestivo, e l'obiettivo dello screening neonatale è sicuramente centrale, ne abbiamo visto anche le premesse e le motivazioni. Però ci ha parlato anche dell'importanza del follow-up, dell'importanza del lavoro di squadra, perché poi
questi bambini hanno esigenze correlate anche con il loro processo di crescita e di sviluppo. E in questo senso vi è un ruolo importante anche del pediatra di famiglia, del resto il contesto assistenziale dei bambini con una malattia rara, con una malattia cronica, con una malattia complessa, ormai coinvolge le cure primarie pediatriche nel territorio e quindi il lavoro prezioso dei pediatri di famiglia. Ed è in questo senso che io vorrei coinvolgere la dottoressa Netti Rocascio, che è pediatra di famiglia di Palermo, che ha una sensibilità particolare per le malattie neurologiche pediatriche, che ci farà appunto un approfondimento sul ruolo del pediatra di famiglia. Prego, Netti, che è lì, credo, con la dottoressa Cirona, specialista in formazione, che visto che la dottoressa Rocascio è docente nella scuola di specializzazione in pediatria a Palermo. Grazie professora, la ringrazio. Ringrazio, certo, sono con la dottoressa Cilona perché da qualche anno, come lei sa, ho l'abitudine di condividere lo studio delle relazioni che sono chiamata a fare. Il mio compito è quello di prendere in considerazione quali sono le strategie assistenziali e le modalità operative nella gestione di un bambino COSMA da parte del pediatra di famiglia. Il bambino COSMA sicuramente entra a buon diritto nel numero dei bambini medicalmente complessi, che come sappiamo hanno un'incidenza stimata in Italia dallo 0,5 al 2% nella popolazione fra 0 e 14 anni, sono circa 30.000 i bambini medicalmente complessi. In Sicilia su 660.800 nuovi nati, bambini fra 0 e 14 anni, circa 3.000 sono bambini appartenenti a queste categorie. Chiaramente si hanno solo stime e non rilevazioni precise e questo è una difficoltà per la programmazione dei servizi e dell'assistenza a questi bambini. Alcune regioni ricavano i dati, per esempio, dalle dimissioni dall'ospedale. Certamente abbiamo detto che l'asma è una malattia medicalmente complessa e l'asma 1 è la forma più comune di SMA. L'incidenza abbiamo visto, abbiamo sentito che si avvicina molto più a 6.000-7.000 nati vivi che non a 10.000. Ed è, come è stato già detto, la prima causa di morte pediatrica causata da una malattia genetica. Chi sono però questi bambini medicalmente complessi? Sono bambini che hanno una altissima domanda di assistenza sanitaria con ricorso alle tecnologie, hanno la necessità di un'assistenza multispecialistica e multidisciplinare, necessitano ovviamente di una diagnosi precoce e di una terapia altrettanto precoce. E questo è l'elemento che accomuna tutti i bambini con medicalmente complessi. Un aspetto che merita certamente una considerazione privilegiata è quello della carta dei bambini del diritto medicalmente complesso, che è il bambino inguaribile ma non incurabile. Questa che vi presento è una modifica della carta originaria. La carta dei diritti è importante perché significa che il bambino deve poter mantenere la sua dimensione, cioè deve avere il diritto a crescere, a giocare, a studiare, non solo, ma questa influenza molto le decisioni cliniche e supporta la famiglia. Però questi diritti possono avere una risposta solo se esiste una rete integrata.
E allora ritorniamo a quello che è il mio compito, cioè il ruolo del pediatra di famiglia nella SMA, che io ho sottotitolato Conoscere per riconoscere, si capirà perché. Parlerò della formulazione del sospetto diagnostico, parlerò della comunicazione del sospetto diagnostico, del contatto con i centri ospedalieri, del mantenimento con le figure specialistiche di riferimento, della care e della cure del paziente e della famiglia. È già stato detto che lo screening è una delle nuove frontiere di queste malattie, e che la SMA è stato detto che rientra con diritto fra le malattie che hanno diritto allo screening. E vi parlerò della della pre-terapia, cioè vi parlerò della mia esperienza con un bambino con SMA in epoca pre-terapia, attraverso la storia di Anna. Anna è nata a fine luglio del 2014 da due genitori quarantenni non consanguinei. Non è segnalato nulla all'anamnesi familiare, è nata da una gravidanza normodecorsa, c'è solo da segnalare un parto cesareo per presentazione podalica. Non c'è nessun evento sentinella in epoca perinatale. Alla prima visita che faccio, l'esame neuromotorio nella norma, io in genere ho l'abitudine di fare la prima visita tra la settima e la decima, dodicesima giornata di vita dei bambini. Dopodiché devo dire che, siccome la mamma della bambina era di un paese, di un'altra provincia della Sicilia, ed eravamo in estate, dopo la prima visita la madre decide di passare l'estate, eravamo a Palermo con caldo, nel paese suo di origine, anche perché qui era sola. Quindi mi viene riferito che a due mesi c'è un modico rifiuto del seno, la madre allattava esclusivamente il seno, una modesta scialorrea e talvolta una tosse durante l'alimentazione. All'età di due mesi e mezzo c'è un accesso nel pronto soccorso dell'altra provincia per un'apnea durante la poppata che viene etichettata come apnea dal rigurgito alimentare. Io la rivedo all'età di tre mesi. Non si legge, ma insomma sopra c'è scritto indizi clinici sufficienti al bilancio di tre mesi. La bambina ha dei lievi tremori distali, c'è un lieve ipotono del collo e del tronco, una motilità che è migliore agli arti superiori che agli arti inferiori, motilità dei muscoli facciali è mantenuta, aggancia lo sguardo, ha uno sviluppo relazionale ottimo. Continua ad essere allattata esclusivamente al seno e un accrescimento staturo ponderale nella norma. Certamente possiamo dire che forse c'erano piccoli indizi che io non ho saputo cogliere, non ho colto, ho pensato da quello che mi riferiva la madre, mi diceva che era una bambina molto buona, che si svegliava solo per mangiare e che era poco stimolata, che potesse essere una instabilità neurovegetativa e uno scarso stimolo della bambina, per cui siccome ho fatto molti corsi Brazelton ho deciso per una vigile attesa e quindi ho consegnato alla madre le schede con i piccoli aiuti nel caso di scarso controllo assiana, nel caso di rigurgito e nel caso di instabilità neurovegetativa, e ho programmato un controllo a breve. Controllo a breve che però non c'è stato, perché io ho rivisto la bambina i primi di dicembre del 2014, cioè quando aveva 4 mesi e qualche giorno, in occasione del fatto che loro sono venuti nuovamente a Palermo per effettuare la seconda dose di vaccino.
E qui mi rendo conto che la situazione è veramente precipitata e peggiorata, perché noto un'ipotonia più agli arti inferiori che inferiori, un'ipostenia generalizzata, una reflessia osteotendinea, le fascicolazioni linguali, cioè tutto quello che non temevo, ma che nessun pediatra vorrebbe mai vedere. Era conservato lo sviluppo relazionale, l'allattamento materno c'era sempre, però la suzione era lievemente stettata. E quindi sicuramente posso etichettare Anna come una floppy infant. Queste sono le crescite, alcune riferitemi dalla madre, l'ultima è questa appunto di 27/11/2014, fine novembre, primi di dicembre, in cui c'è uno sviluppo, insomma, staturo-ponderale che è al 50esimo-75esimo percentile, perché la bambina, seppur con una suzione stentata, continua ad alimentarsi bene e a crescere bene. E allora, sappiamo benissimo, abbiamo sentito, lo sentiremo dagli esperti, che le SMA sono tutte diverse. Alcuni danno segni più precoci, altre danno segni più tardivi. Io avevo degli indizi anamnestico-clinici, la posizione podalica, l'evento critico dei 2 mesi e mezzo, l'ipotono che avevo già in parte visto a 3 mesi. Purtroppo non lo so cosa sarebbe cambiato. Io la diagnosi, il sospetto diagnostico, il forte sospetto diagnostico ce l'ho avuto a questo controllo dei 4 mesi. E qua entra in gioco quello che dovrebbe essere le nostre abilità comunicative, cioè il counseling. Io ero in ambulatorio in una giornata di novembre, quindi in una giornata abbastanza densa di lavoro, chiaramente in epoca pre-Covid, e avevo davanti la mamma e la nonna paterna del bambino. Diciamo che le capacità comunicative dovrebbero essere una competenza chiave di tutti i sanitari. Tuttavia, all'interno dei diversi percorsi formativi non sempre viene dedicato un tempo sufficiente al mantenimento di questa abilità, tant'è vero che molti sanitari dicono di sentirsi spesso inadeguati nella gestione di tale compito, percepito come altamente stressante. E allora, che cosa ho fatto io? Ho informato, ho comunicato. Per molto tempo si è pensato che informare e comunicare fossero sinonimi. Non è assolutamente così. Informare significa passaggio di nozioni e appunto di informazioni, e non comporta un rapporto emotivo, mentre la comunicazione, il counseling, che perché possa essere efficace, è necessario che si stabilisca un coinvolgimento emotivo. E come dice la dottoressa Quadrino, che io ho avuto il piacere di avere come ospite 2 volte a Palermo a fare dei corsi di counseling, il counseling è una specie di colore di fondo che dovrebbe essere un atteggiamento mentale che dovrebbe fare da base alla comunicazione quotidiana. È uno strumento di precisione, un'abilità in più da utilizzare quando la situazione è particolarmente importante, uno strumento di emergenza. Quello che avrei dovuto utilizzare io per fronteggiare quel momento, per me e per la madre e la nonna, particolarmente difficile, ma è anche uno strumento di protezione per i professionisti nella reattività verso i genitori, lo stress e il burnout. Quello che ho fatto io in quel momento, ahimè, è stato più informare che comunicare. Questo chiaramente è una riflessione che ho fatto successivamente. E infatti,
cosa faccio? Nel corso della visita stessa, con il consenso della madre, informo la madre che c'è qualcosa che non va, qualche cosa di serio che non va nella bambina. La madre è abbastanza tranquilla, mentre vedo che la nonna è più, come dire, partecipe a quello che io dico, e con il consenso della madre prenoto una visita presso il centro di malattie neuromuscolari di Messina, che era il nostro punto di riferimento. I colleghi mi dicono di fare intanto un prelievo, compreso il CPK. Però evidentemente la mia errata comunicazione ha come esito quello che i genitori nel pomeriggio stesso si recano presso un altro, presso un neurologo, il quale fa diagnosi poliradicolonevrite post-vaccinica. Io, come dire, smentisco questa diagnosi perché erano passate più di 8 settimane dal primo vaccino ed era passato meno di 24 ore dalla dose del secondo vaccino, quindi temporalmente non ci stava. Purtroppo abbiamo uno scontro telefonico, poi un successivo chiarimento, e io riesco a convincere i genitori della necessità e dell'urgenza di un'ulteriore consulenza. Però a monte di questo, durante lo scontro telefonico, ci sta un po' di molta ostilità nei miei confronti da parte dei genitori, un po' di arroganza da parte mia, perché non capivo perché loro non si ostinassero a non fare quello che io consigliavo loro di fare. Ovvio che io in quel momento ero concentrata più sull'urgenza della diagnosi che non sul stato emotivo dei genitori. Alla fine, su diretta richiesta dei genitori, organizziamo una consulenza al di fuori della Sicilia. Loro vogliono fare un'altra consulenza al di fuori della Sicilia. In tempi brevissimi organizzo un ricovero, grazie all'amicizia che mi lega alla professoressa Zari, al Meyer di Firenze, dove le condizioni di Marta si sono mantenute stabili, sono state eseguite tutte le indagini del caso, dall'elettromiografia alla consulenza metabolica, pneumologica, e pertanto sulla base della clinica è stata consigliata la ricerca delle mutazioni del gene SMN1, che ha dato esito positivo nel dopo 3 giorni è arrivato l'esito ed era positivo. I genitori, non appena è arrivato l'esito, hanno chiesto la dimissione volontaria, hanno rifiutato la somministrazione di immunoglobuline specifiche per la prevenzione del VRS e hanno rimandato al... Chiaramente mi hanno telefonato, mi hanno informato ed è stata segnalata la necessità dei presidi per l'assistenza domiciliare e di un supporto psicologico. Questo è stato un momento particolarmente difficile per i genitori, perché l'informazione che si trattava di una malattia autosomica recessiva e che quindi erano stati loro a trasmettere la malattia ai bambini è stato un momento particolarmente difficile da gestire. Ritornati a Palermo, contatto, quindi andiamo avanti col mio percorso, il centro ospedaliero di riferimento sul territorio, che poi è quello più vicino al mio ambulatorio e più vicino anche al domicilio della famiglia. Vengono richieste tutti i presidi necessari, sia quelli respiratori sia quelli per la nutrizione. Non viene richiesta la macchina della tosse, perché la bambina fino a quel momento non aveva problemi respiratori, sebbene durante il ricovero ci fosse stata una saturazione ai limiti della norma.
Chiaramente vengono indicate anche le terapie riabilitative che la bambina pratica sia a domicilio che sul territorio, come è già stato detto, tutte le attività sotto forma di gioco, di allungamento, di prensione, di movimento, ma anche l'idroterapia, come è stato sottolineato, che è necessaria, seppur con le precauzioni del caso, proprio per facilitare il movimento di gambe e braccia che altrimenti starebbero ferme. E quindi è stato iniziato tutto questo percorso. Per quanto riguarda le vaccinazioni, io sono riuscita a convincere, devo dire, molto facilmente genitori e nonni paterni a fare il vaccino antinfluenzato che ho somministrato personalmente, mentre i genitori hanno continuato a rifiutare il vaccino contro il vaccino contro il virus respiratorio sincitiale. Dopodiché io avevo fatto in tempi poco prima di questo un corso sulle ortesi nell'asma, organizzato dal primario della pediatria alla quale appunto mi sono rivolta, e quindi ho telefonato alla signora Lauro, che era presidente dell'associazione, per parlare. Io vorrei spendere due parole per le associazioni delle famiglie, che per tutte le malattie rare sono delle strumenti insostituibili, è un binomio insostituibile, malattia rara e associazione di famiglia. Sono stata informata del fatto che era in corso uno studio farmaco placebo in doppio cieco condotto all'ospedale Bambi Gesù di Roma, coordinato appunto dal professore Mercuri. È stata una lotta contro il tempo perché la bambina poteva essere accettata entro i 7 mesi, c'erano varie cose burocratiche da fare, ma alla fine Anna ha partecipato a questo studio. Non è stato facile, è riuscita a fare le prime 3 somministrazioni intratecali senza grossi effetti collaterali, però senza nemmeno grossi risultati. Devo dire però che a parte il fatto che noi non sappiamo se Anna ha fatto il farmaco o ha fatto il placebo, e non sappiamo nemmeno se sappiamo di sicuro che lei ha iniziato la terapia in una fase sintomatica, devo dire che i genitori hanno sempre rifiutato qualsiasi terapia di tipo invasivo per la bambina, ma hanno accettato questa terapia, questo protocollo terapeutico. Quindi sconforto sì, ma anche speranza e fiducia nella scienza per sconfiggere la malattia, e questo è stato importantissimo. Ma arriva un'altra novità: il padre fa un lavoro per cui ogni promozione corrisponde a un trasferimento, e quindi Anna devono trasferirsi a Catania. Mi impegno perché prima della partenza arrivassero tutti i presidi, con non poche difficoltà trovo una collega pediatra di famiglia disposta a prendersi cura della bambina, mi metto in contatto con il primario della pediatria di Catania per prenderla in carico. La malattia continua a degenerare, ha difficoltà nella deglutizione, ha 2 arresti respiratori, però senza nessun supporto meccanico
e senza nessun intervento invasivo, non ha fatto tracheotomia. I genitori durante uno degli arresti respiratori hanno rifiutato anche l'ossigenoterapia ad alti flussi. La bambina sopravvive fino a 2 anni e mezzo. Quindi probabilmente era una forma di SMA1, ma non una di quelle particolarmente severe, altrimenti, come è stato già detto, penso che l'exitus sarebbe avvenuto più precocemente. Non posso non dire una parola sulla medicina narrativa, perché mai, come nel caso delle malattie complesse nelle quali c'è un coinvolgimento emotivo così importante come quello delle malattie inguaribili ma non incurabili come è l'asma, la narrazione è uno strumento di esplorazione nel mondo dell'altro. Certamente non in tutti i casi la medicina narrativa può essere applicata durante la malattia, perché il trauma o il lutto, perché il lutto può essere considerato anche una diagnosi di una malattia seria, può essere così devastante da avere sconvolto e interrotto la vita familiare, da non poter essere raccontato. Però intanto io ero stata chiamata a fare una relazione sulla medicina narrativa, mi sono buttata a capofitto in questa cosa e ho proposto ai genitori, dopo la perdita della bambina, di scrivere e di scriverci affiancando proprio la storia clinica della bambina a quelle che erano stati i miei e i loro sentimenti in quel periodo. Diciamo che questo è servito molto a ridefinire un futuro di speranza, sebbene la famiglia e i genitori abbiano deciso di non avere più figli. Ha ridefinito i nostri rapporti, ha chiarito quelli che erano stati i nostri rapporti, i nostri scontri e le nostre ostilità a me e a loro. Ma questo, diciamo, è il passato, forse è il passato ancora, se la diagnosi viene fatta molto precocemente. Certamente se c'è un ritardo diagnostico, questo non è il passato, ma è ancora il presente. Però il presente e il futuro sono la care e la cure, cioè e poi la terapia che modificano il decorso della malattia. Nel senso che in parallelo agli aspetti della care, cioè il prendersi cura, gli standard di cura, il prendersi cura dei bambini, si è assistito, come abbiamo visto, a un'esplosione di approcci terapeutici mirati a trovare proprio una terapia risolutiva, cioè la cure. Questo non può fare altro che avere modificato anche la gestione, il percorso assistenziale da parte del pediatra di famiglia, che prima vedeva una SMA come una malattia ineluttabilmente ad exitus precoce. Quindi diciamo deve cambiare ovviamente anche per noi pediatri l'approccio a questi bambini. Ci sono alcune cose che i pediatri di famiglia devono fare: la spiegazione dei referti, il contatto con i reparti di controllo, l'attivazione dell'assistenza domiciliare integrata. Alcune cose sono definite nel nostro accordo collettivo nazionale, soprattutto quello della presa in carico globale, multidisciplinare e multispecialistica e da parte dei servizi territoriali. Diagnosi precoce per evitare eventi invalidanti relati alla specifica patologia, ma soprattutto il contenimento delle complicanze, degli accessi impropri sia al pronto soccorso che ai reparti.
È ovvio che ci vuole un modello organizzativo. Non può esistere un modello organizzativo valido per tutte le città o per tutte le regioni, perché ogni regione ha le sue risorse. Però l'importante è che noi pediatri di famiglia non ci sentiamo in panchina, sappiamo benissimo che al centro del team ci sta il neurologo specialista. La dottoressa Bruno ha detto che noi abbiamo un ruolo importantissimo, sicuramente. Però facciamo un errore se ci sentiamo in panchina. Dobbiamo essere sempre pronti ad entrare in campo ogni volta che ci viene richiesto. E quindi diciamo che non tutte le reti funzionano se curano e se si curano, cioè affinché curino devono essere curate, come è stato detto. Ho capito che ci sono dei progetti in tal senso, perché ciascuno di noi deve avere la capacità di creare delle relazioni, di mantenere le relazioni e del piacere di stare insieme e non spezzettare il nostro lavoro. E questo significa lavoro in rete. Quindi un modello non è migliore dell'altro, ma l'importante è che funzioni. Questo è per riassumere qual è il ruolo del pediatra di famiglia. Naturalmente tutti ci auguriamo che i bambini con SMA, seppur con ritardo, con tutto quello che sappiamo, possano avere un'aspettativa di vita sempre più lunga. Questo è il profilo di rischio per la valutazione multidimensionale. In letteratura ho trovato che esiste una scala che viene utilizzata, la scala di Hammersmith, soprattutto per l'asma 2 e l'asma 3. E quindi io credo che fra poco forse questa scala potrà essere utilizzata anche nei pazienti con SMA 1, perché diciamo, l'obiettivo è quello di fare diventare un bambino con SMA 1, seppur con ritardo, con i ritardi previsti, un bambino con una SMA 3, diciamo. Ma il pediatra di famiglia naturalmente è colui, in questo senso al centro, che conosce le famiglie, che ha un rapporto con le famiglie, con il contesto sociale, con il contesto sanitario che c'è più vicino, quindi le conoscenze del territorio e delle figure professionali del distretto di appartenenza, e conosce le famiglie anche da generazioni, come è nel mio caso, per esempio, che non sono più una giovane pediatra. E quindi quello che ho detto è ci auguriamo che il bambino complesso, noi possiamo parlare da bambino complesso ma anche di adulto complesso, facendo sempre una precisazione, cioè che l'aspettativa di vita di un bambino che si affaccia alla vita o di un adolescente che è un'età evolutiva implica di per sé un miglioramento, ecco. Questo significa miglioramento, essere piccoli, essere giovani. Non è i concetti di cronico e complesso sono uguali nel bambino e nell'adulto, cambiano proprio. Dottoressa Locascio, sono obbligato a dirle che dobbiamo concludere, perché siamo oltre. L'ultima diapositiva. Ma siamo ben oltre i 30 minuti, il webinar ha dei tempi contingentati, purtroppo, rigidi. Per riconoscere sempre, screening e terapia in fase presintomatica modificano la storia naturale della malattia, rallentando la progressione, l'approccio multidisciplinare, le nuove strategie terapeutiche che modificano le modalità operative, gli indizi clinici anamnestici e poi le possibilità di accesso ai trattamenti orienta le famiglie verso una scelta di interventi più attivi piuttosto che verso cure palliative.
E con questo vi ringrazio e mi scuso di Grazie. aver sforato di qualche minuto. No, l'argomento è interessante, l'esperienza che ci ha portato la dottoressa Rocascio è di grande utilità, ma purtroppo ci sono dei tempi che non possiamo valicare proprio per la tipologia dell'evento formativo. E quindi io la ringrazio molto e invito a questo punto la dottoressa Roberta Leonardi a avviare la sua presentazione, sperando anche che possa contribuire a farci guadagnare qualche minuto. Ci parlerà della SMA1, l'importanza di una terapia tempestiva. La dottoressa Leonardi lavora a Catania, la scuola di specializzazione in pediatria diretta dal professor Martino Ruggeri, che è una scuola con una lunga e ricca tradizione neurologica pediatrica. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti, sono Roberta Leonardi, iscritta alla scuola di specializzazione di pediatria di Catania. Ringrazio per l'invito e la gentile presentazione. Oggi io vi parlo appunto dell'importanza della terapia tempestiva nella SMA1, partendo da un caso clinico di un paziente seguito dalla nostra unità operativa affetto da SMA1 che non ha potuto giovare di queste terapie. E a partenza da questo caso parleremo della storia naturale della patologia nell'ottica dei disease modifying therapy che appunto oggi sono disponibili. Parlo quindi di Lorenzo, un bambino di 11 anni, nato terzogenito alla 40ª settimana di gestazione da taglio cesareo col peso di circa 3 kg, con anamnesi familiare positiva per miopatia congenita. La diagnosi di SMA è stata fatta a 2 mesi di vita nel 2011. Infatti, intorno al primo mese di vita, Lorenzo ha manifestato una marcata ipotonia generalizzata, debolezza muscolare generalizzata, reflessia osteotendinea e una difficoltà respiratoria per cui è stato ricoverato. Nel contesto di questo ricovero è stato riscontrato un'ipercicappemia, che comunque non è altamente specifica della patologia, perché normalmente questi valori si attestano intorno alla normalità o sono lievemente aumentati, ma questo ci ha acceso una lampadina. Abbiamo fatto la biopsia per escludere altre condizioni e abbiamo evidenziato un'atrofia di gruppo suggestivo di patologia del secondo motoneurone. Perciò la diagnosi di conferma è stata effettuata attraverso la genetica, evidenziando appunto la delezione in omozigosi del gene SMN1 sul cromosoma 5. Lorenzo ha oggi 11 anni, ha fatto 12 ricoveri nell'arco di questi 11 anni, il 60% dei quali per insufficienza respiratoria legata soprattutto a broncopolmoniti da bingestis. E le motivazioni degli altri ricoveri, tra i quali appunto i follow-up per la patologia di base, sono stati legati a crisi di sudorazione, anemia, macroematuria e bradicardia. Presento inoltre i dati risultanti da uno studio del nostro gruppo che ha mostrato la forte associazione tra alterazioni elettrocardiografiche e anche in generale la bradicardia nei pazienti affetti da SMA e in particolar modo nei pazienti affetti da SMA1. Questo ci permette di parlare del fatto che la SMA non va considerata soltanto una patologia neuromuscolare, ma una patologia a tutti gli effetti multisistemica. Infatti, Lorenzo presenta comorbidità come l'erosione corneale, la nefrocalcinosi da stasi e inoltre è un soggetto che ha necessitato appunto della tracheostomia a partire dai 7 mesi di vita. Inoltre si deve alimentare tramite PEG. La PEG è stata messa in particolar modo ad 8 mesi di vita. Fino a quel momento egli si alimentava tramite sondino nasogastrico e quindi questo ci permette di parlare anche del fatto che questi pazienti sono soggetti che necessitano di un'alimentazione esterna proprio perché hanno difficoltà nell'alimentazione, difficoltà nella deglutizione, della suzione, perciò si mantengono con un peso al di sotto del 1/3%. Appunto come Lorenzo, che presenta un deficit ponderale. Questi sono i dati relativi proprio all'ultimo ricovero di Lorenzo, avvenuto il 7 novembre del 2022, in cui lui si presenta con condizioni generali mediocri, plagiocefalia, strabismo divergente, nistagmo, una distrofia muscolare importante, areflessia e la presenza però di un sensorio integro. Infatti Lorenzo è in grado perfettamente di comprendere e comunica soltanto tramite un supporto computerizzato per mezzo dei movimenti oculari che appunto sono risparmiati.
questo ci consente appunto di evidenziare che si tratta di una patologia che interessa le vie motrici per lo più. Infatti, come già è stato detto dalle relatrici prima di me, viene interessato il moto neurone inferiore, che mostro con disegni che ho creato e che mi permettono di evidenziare come il moto neurone spinale attraverso la fibra efferente determini una contrazione a livello muscolare. Ed è proprio questo quello che viene meno nella patologia, mostrandosi con ipotonia, debolezza muscolare e ipoareflessia. La base genetica già è stata ampiamente spiegata prima di me, per cui non mi soffermo più di tanto, parlerò soltanto appunto del fatto che si tratta di una patologia autosomica recessiva legata a mutazione o deletione nella maggior parte dei casi del gene SMN1 e in cui viene meno la produzione della proteina SMN, che viene prodotta soltanto parzialmente a partire dal gene SMN2, la cui appunto il cui numero di copie si correla inversamente al fenotipo clinico della patologia. Nello specifico la SMA1 si presenta, è caratterizzata da un esordio molto precoce di patologia in cui questi bambini non solo non arriveranno mai a camminare, ma non raggiungono proprio la posizione seduta e non arrivano a reggere il capo, e nella maggior parte dei casi il decesso avviene entro i primi 2 anni di vita. Questi soggetti inoltre, come già è stato detto precedentemente, non controllano il capo, hanno un pianto debole, difficile da sentire, difficoltà nell'alimentazione e nella deglutizione, hanno tipicamente una respirazione veloce con una deformità del torace a forma di campana che durante il respiro non si espande, mentre invece si espande l'addome. Infine una debolezza muscolare generalizzata, simmetrica, prevalentemente prossimale, ma che fa assumere alle gambe una postura anomala, con una postura a gamba allargata detta a rana. Qui mostro appunto le caratteristiche cliniche che ho già descritto in un paziente che abbiamo seguito presso la nostra unità operativa, in cui c'è appunto la mancanza della contrazione muscolare e la presenza appunto di questo spanciamento addominale durante il respiro. Anche qui in questo video si mostra la presenza di questo respiro anomalo con l'immobilità del torace e invece la iperreattività diaframmatica. Questo appunto è il fenotipo clinico caratteristico che ci descrive la storia naturale della patologia. Ad oggi però siamo nell'era del disease modifying therapy e così vi presento i farmaci che oggi stanno cambiando la storia naturale della patologia. Il primo ad essere approvato è stato il nusinersen nel 2017. Appunto si tratta di un oligonucleotide antisenso che modula il processo di splicing a carico del pre-mRNA del gene SMN2. Questo è un farmaco che viene somministrato per via intratecale con una dose raccomandata di 12 mg da fare in diverse somministrazioni, in particolar modo alla prima dose seguono altre 3 somministrazioni a distanza di 2, 4 e 9 settimane e poi successivamente ogni 4 mesi. Il nusinersen è stato dimostrato essere molto efficace e anche sicuro dagli studi Endear, Cherish e Nurture che presenterò successivamente. Con analogo meccanismo d'azione agisce il Risdiplam, che ha un grosso vantaggio, cioè quello della somministrazione per via orale. Questo viene assunto una volta al giorno, dopo ogni pasto, alla stessa ora, e ovviamente non presenta gli ADR legati alla somministrazione intratecale del nusinersen, che sono stati associati appunto a cefalea, dolore lombare. La terza terapia è una terapia genica che agisce tramite un vettore virus associato in grado di veicolare un transgene SMN a livello del moto neurone inferiore, garantendo una produzione costitutiva della proteina SMN che viene a mancare in questi soggetti. Questo è un farmaco che viene somministrato per via endovenosa con un'unica somministrazione a vita.
Dunque, ci sono diversi momenti in cui si può agire con questi farmaci, secondo gli studi che hanno dimostrato l'efficacia di questi, di queste terapie. In particolar modo, non mi soffermo molto sugli studi che hanno dimostrato efficacia in fase tardiva, cioè appunto nella SMA 2 e nella SMA 3, ma mi soffermerò soprattutto sugli studi NDR, Firefish, Strive, che hanno dimostrato l'efficacia e la tollerabilità rispettivamente del Nusinersen, del Risdiplam e della terapia genica, quando si tratta di bambini con SMA di tipo 1 che presentano già un fenotipo clinico, quindi una manifestazione clinica, però in cui è stata possibile effettuare una diagnosi precoce, appunto facendo attenzione a quelle red flags che ho nominato precedentemente. Ma ancora, gli studi Nurture, Rainbowfish e Sprint hanno dimostrato l'efficacia di questi trattamenti in fase presintomatica di malattia, perché appunto è stato dimostrato che esiste un periodo di latenza della malattia in cui il bambino è asintomatico, ma la malattia è comunque informativa e quindi si può agire in questa fase. Addirittura i risultati di questi studi sono stati nettamente superiori rispetto a quelli che hanno dimostrato l'efficacia della terapia in fasi più avanzate. In particolar modo vediamo il Risdiplam nello studio Firefish, che ha mostrato l'aumento della sopravvivenza, ma soprattutto la possibilità di non necessitare di supporti respiratori a permanenza nei bambini trattati, ma anche un miglioramento dal punto di vista dell'acquisizione delle tappe neuromotorie nei bambini trattati rispetto ai non trattati. Presento anche i dati dello studio Rainbowfish, che ancora non è stato pubblicato, di cui sono stati presentati soltanto i dati preliminari al congresso EPNS di Glasgow del 2022, in cui i 7 pazienti in cui è stata effettuata la terapia in una fase presintomatica, al follow-up dei 12 mesi di vita, hanno saturato le scale neuromotorie. Quindi acquisiscono le tappe neuromotorie, quasi come i pazienti sani. Dati analoghi abbiamo riguardo il Nusinersen, che appunto è stato studiato nello studio NDIR in un'epoca sintomatica precoce, in cui tuttavia il 39% dei pazienti ancora va incontro a decesso e ha necessità di ventilazione permanente, a differenza dei pazienti trattati in un'epoca presintomatica in cui la totalità dei pazienti si è mantenuta in vita senza necessitare di una ventilazione permanente, raggiungendo la capacità di sedere autonomamente e nel 98% dei casi anche in grado di deambulare. E inoltre i punteggi della scala CHOP-INTEND, che va a valutare appunto il raggiungimento delle tappe neuromotorie, sono stati dei punteggi molto più alti nello studio Nurture rispetto allo studio NDIR, dimostrando appunto la forza dell'avvio di una terapia in una fase presintomatica di malattia. Dei dati analoghi abbiamo riguardo la terapia genica, con lo studio Strive, che ha mostrato appunto il miglioramento della qualità di vita nei pazienti che hanno una clinica manifesta, però una diagnosi precoce, e ancora più forti i dati riguardo l'avvio della terapia genica in fase presintomatica. Proprio in questa slide mostro i punteggi della scala CHOP-INTEND in questi pazienti, in cui si è visto che i punteggi raggiungono gli stessi punteggi che raggiungono i bambini sani, nettamente superiori ai pazienti non trattati. E in particolar modo i pazienti non trattati non raggiungono mai uno score superiore a 40, invece i pazienti che vengono trattati con questi disease modifying therapy appunto raggiungono dei punteggi a livello non solo superiore a 40, ma anche a raggiungere 60 o 64, che è il punteggio massimo che si può raggiungere su questa scala. Questo ci permette rafforzare l'idea che uno screening neonatale sia fortemente raccomandato. Ad oggi, come già è stato presentato in precedenza, non tutte le regioni hanno avviato questo progetto. La Sicilia molto presto farà parte delle regioni in grado di determinare lo screening neonatale anche su questa patologia, con il centro di Catania, Palermo e Messina, che appunto lo avvieranno molto presto.
Quindi concludo rafforzando l'importanza di una diagnosi quanto più precoce possibile, che ci consente di avviare una terapia precoce in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti, prevenendo i decessi e la disabilità legata a questa patologia. Ma soprattutto voglio rafforzare l'importanza di uno screening neonatale, che ci permette di valutare e di avviare una terapia in fase presintomatica, migliorando e cambiando del tutto la storia naturale della patologia. Infatti, come abbiamo visto, i risultati di queste terapie sono stati grandiosi rispetto ai pazienti non trattati, ma anche e soprattutto rispetto ai pazienti che sono stati trattati in una fase precoce di patologia, cioè che sono stati trattati quando già presentavano una clinica evidente. Dunque, concludo con una citazione ciceroniana che mi ha interessato, comunque che mi interessa presentarvi, perché ritengo che il progresso scientifico in questo contesto e la velocità di diagnosi sia quello che permetterà a questi bambini di alzarsi in piedi, di camminare e di correre. Grazie per l'attenzione. Bene, ringraziamo molto la dottoressa Leonardi anche per l'efficacia con cui ha illustrato le dinamiche, le prospettive di questi studi che hanno consentito questi risultati così brillanti. Io credo che abbiamo avuto un quadro molto accurato di quello che è oggi la SMA. È una malattia completamente diversa rispetto a quello che era 10 anni fa, è una malattia non così rara come credevamo e come avevamo immaginato, e appunto per questo è una malattia che deve far parte del patrimonio culturale di tutti i pediatri. Credo che sia importante condividere con tutta l'area pediatrica le nuove caratteristiche di questa malattia alla luce delle nuove opportunità, prima di diagnosi ma soprattutto di terapia. Io ho visto che ci sono due domande che sono arrivate dall'audience che vorrei anche condividere con il relatore. La prima della professoressa Milanesi, che ci chiede se la presa in carico alla nascita, e quindi una presa in carico presintomatica, permette di evitare completamente il danno neuronale alla luce della terapia. E questo è sicuramente un quesito importante che va considerato dal punto di vista clinico, ma anche, se vi sono dei dati, anche dal punto di vista biologico. Lo proporrei certamente alla dottoressa Bruno, alla dottoressa Piedemonte e anche alla dottoressa Leonardi. Prego, prego. E se vuoi rispondere tu, Irene, come... Direi che la dottoressa Bruno, sì. Sì, quello che sappiamo al momento sono i risultati degli studi. I bambini che hanno fatto sia lo Spinraza a livello presintomatico che la terapia genica a livello presintomatico, quindi o Fratelli D o screening, ma ci sono dei dati adesso anche con il Risdiplam, raggiungono le tappe dello sviluppo psicomotorio al pari dei coetanei, negli stessi tempi dei coetanei. Quindi ufficialmente possiamo dire che sono sani, poi chi te li racconta come bambini che comunque vanno guardati un po' di più, che possono avere ancora qualche fragilità, ma è tutt'altro che una SMA, sono bambini che raggiungono le tappe dello sviluppo psicomotorio come gli altri. Io non ho ancora avuto il piacere di trattare un bambino in fase presintomatica, aspetto lo screening, per cui posso solo raccontarvi quello che si legge dagli studi e quello che raccontano i colleghi. Sì, sono d'accordo con Irene. Per adesso abbiamo prevalentemente gli studi i dati degli studi, però cominciamo ad avere anche dei dati di cosiddetti real world, cioè di valutazione dei bambini trattati al di fuori dello studio, e sia diciamo le scale di valutazione ci dicono che
Attualmente, anche se il follow-up è ancora molto ristretto perché sono solo pochi anni, anzi la terapia genica è un anno che abbiamo a disposizione questo tipo di trattamento, si avvicina molto a quello dei bambini sani. Abbiamo anche la possibilità di monitorare con un dato elettrofisiologico che io non ho presentato anche per brevità di presentazione, cioè lo studio del CMAP, che è uno studio che ci permette di valutare diciamo la funzionalità delle unità motorie. Ecco, questo ci dice che questi bambini hanno una elettrofisiologia che si avvicina a quello dei bambini sani, quindi anche un dato oggettivo. Come ripeto, sarà molto importante il follow-up di questi bimbi perché attualmente gli anni che abbiamo avuto a disposizione purtroppo sono stati pochi. Avremo una fatica che i genitori da screening non avranno, a meno che non siano fratelli di, non avranno visto la malattia nel loro figlio. Sì, e questa bisognerà convincerli che hanno bisogno di venire dal dottore a farceli guardare. Questa è noi stata abbiamo bisogno di imparare, ma questa, anche di trovare cosa manca. Questa è stata la nostra fatica con la bambina dello screening che ho presentato, perché ovviamente richiamare una famiglia allo screening per qualunque patologia è sempre un momento diciamo non facile, ma il gruppo multidisciplinare di cui parlavo è stato molto utile anche in questo, perché comunque l'esperienza determinata dalle altre patologie di richiamo allo screening ha permesso quel meccanismo di informazione e comunicazione di cui parlava la dottoressa Locascio, che è fondamentale. Cioè, noi ci troviamo di fronte a un bambino apparentemente sano che però svilupperà una patologia molto importante. E quindi far capire questo ai genitori non è semplice, bisogna dare anche loro il tempo, per cui anche la comunicazione viene proprio svolta in tempi diversi, cioè si parla con la famiglia e gli si rivede nei giorni successivi. Questo è un lavoro molto impegnativo per il centro che se ne occupa, però devo dire che anche dà molte soddisfazioni. Ecco, se io mi rivedo studentessa nel 95 di fronte alla bambina che purtroppo ha avuto quello che era la storia naturale di questa patologia, l'emozione di poter accompagnare questa bambina di 10 mesi in questo anno è stata veramente forte. Dottoressa Pedemonte, a proposito di screening, c'è una domanda della dottoressa Cavalieri. Quali sono le regioni che effettuano attualmente lo screening neonatale per SMA e quali i tempi di inclusione nei LEA? Allora, per la prima parte, le regioni che attualmente, proprio ufficialmente, hanno la possibilità di screening sono chi ha condotto lo studio pilota, quindi Lazio e Toscana, e la Puglia, che con una legge regionale ha già introdotto, quindi lì non è proprio neanche pilota, è proprio già uno screening di legge, quindi considerato obbligatorio. Poi c'è molto fermento sostenuto dalle associazioni e dalle famiglie che spingono perché questo screening sia diffuso. Quindi attualmente, che io sappia, la regione Lombardia, la regione Piemonte, il Trentino e ho sentito adesso dalla dottoressa Leonardi che anche la Sicilia si sta muovendo, però diciamo che quasi tutte le regioni si stanno muovendo e i tempi per l'introduzione nei LEA, questa è una domanda a cui sinceramente non so rispondere, ma spero il più breve possibile. Possiamo rispondere perché c'è una commissione che in realtà è da circa 2 anni al Ministero che sta approfondendo questa tematica, che avrebbe già dovuto esitare un documento conclusivo. So che in parte l'ha fatto, poi è stato rivisitato in attesa che ora, alla luce della nuova finanziaria, si possa finalmente validare e estendere
lo screening neonatale ulteriormente ad alcune patologie, tra cui sicuramente in pole position c'è la SMA, quindi è possibile che siamo anche vicini a questo risultato che darebbe una cornice istituzionale al di là dei progetti pilota alla necessità di completare lo screening con la SMA. C'è un'altra domanda del dottore Carmelo Rachele che si pone un problema anche nosografico, cioè alla luce di questa correlazione genotipo-fenotipo di cui abbiamo parlato, se la possiamo riclassificare la SMA in modo formale e diverso rispetto a prima. Credo che questo sia uno step certamente che verrà, ancora forse non siamo in grado di farlo, ma è un obiettivo che sicuramente i neurologi pediatri si pongono. Questo è un obiettivo, uno degli obiettivi che si pone il gruppo di cui accennava la dottoressa Bruno, cioè la riunione, diciamo, di tutti i centri che si occupano di questi bambini, sta cercando di raccogliere tutti i dati dei bambini in trattamento e quindi dell'evoluzione del loro fenotipi. Da questo uno degli obiettivi è quello proprio per quello di riscrivere la classificazione alla luce dei nuovi dati. Bene, non so se la dottoressa Rocascio, la dottoressa Leonardi vogliono brevemente aggiungere qualcosa, perché ormai il nostro tempo è praticamente alla fine. Prima di concludere, io credo che è stato sicuramente un webinar di grande importanza ed efficacia. Io volevo ribadire come anche la consulenza genetica, di cui abbiamo parlato anche qui e là in questo webinar, nei confronti dell'asma cambierà, sta cambiando, è cambiata, perché sicuramente alle famiglie che hanno un rischio di ricorrenza del 25% come le malattie autosomiche recessive hanno, noi oggi possiamo offrire una informazione, una comunicazione, un counseling genetico diverso, legato a delle possibilità di recupero funzionale significativo, in grado appunto di modificare la storia naturale della malattia. Questo incide, certamente può incidere anche nelle scelte consapevoli che i genitori con un rischio genetico alto hanno di fronte a una terza gravidanza dopo un bambino trattato. Quindi anche questo è un elemento che dobbiamo considerare nella economia multidimensionale di una malattia che sta cambiando e che è certamente work in progress, perché la ricerca continua, la ricerca va avanti, gli studi certamente proseguiranno e la nostra possibilità di trattare al meglio dal punto di vista molecolare e anche genico questa malattia crescerà. E quindi io credo che dobbiamo investire su ulteriori momenti di ricerca, l'innovazione tecnologica, la ricerca è integrata, perché è una ricerca che fanno le istituzioni cliniche, che fanno anche le industrie, che si pone come obiettivo la possibilità di disporre di mezzi innovativi e sempre più in grado di migliorare la qualità non solo della quantità della vita, ma soprattutto la qualità della vita, della salute di questi bambini. E la mission di chi fa il pediatra è quello di promuovere al meglio la salute, il benessere e anche i diritti dei bambini. Ricordiamocelo che c'è anche una tematica, una questione dei diritti. Chi ha una malattia così grave, così complessa, così disabilitante, ha il diritto, ovunque egli sia nato, di ricevere il trattamento più idoneo per migliorare le sue condizioni. E quindi credo che le nuove terapie corrispondano anche all'esigenza di tutelare al meglio questo diritto dei bambini. E io ringrazio allo scadere esatto delle 2 ore, che è
il limite che non possiamo valicare. Ringrazio molto i relatori per le presentazioni che ci hanno regalato e anche tutti i 140 e a tratti 150 pediatri che si sono collegati con noi per questo pomeriggio. La SIP che ha organizzato questo mercoledì, questo webinar, e anche le aziende che in modo assolutamente non condizionato consentono la realizzazione di questi obiettivi formativi. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie.